Io ritengo che sia stata una campagna abbonamenti che è stata funzionale a riportare al centro dei nostri interessi, ho detto, il tifoso. Pensiamo che in qualche maniera di esserci riusciti, se voi considerate che abbiamo aumentato più del 60%, circa il 64% rispetto non solo allo scorso anno, e poi se vediamo quello che è successo anche ad altre squadre, dobbiamo essere ampiamente soddisfatti perché noi abbiamo un incremento, le altre hanno avuto sicuramente un calo. Allora, sono il direttore Beppe Marotta. Direttore, cosa non ha funzionato oggi? Beh, ha funzionato che abbiamo giocato contro una Lazio che ha meritato anche il risultato. Noi sull'1-0 non abbiamo saputo sfruttare delle occasioni che sono presentate e loro hanno amministrato la partita. Quindi direi che ai punti c'è stato un livellamento forte, ma ripeto, la Lazio ha fatto la sua partita e con merito ha vinto. Da quest'anno non c'è più tempo per respirare, bisogna subito ragionare per in proiezione Coppa UEFA. Esattamente, questo sicuramente ci condizionerà dal punto di vista degli allenamenti, però è chiaro che giovedì è un appuntamento importante a cui noi teniamo, per cui dovremo trovare quella grinta, quella determinazione che in partite del genere servono per superare un avversario che sulla carta può essere anche più scarso, ma che ha delle imprevedibilità la sua arma vincente. Grazie mille, direttore. Soddisfatto della prestazione tua innanzitutto e anche della squadra? Sì, abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo giocato contro un'ottima squadra e oggi era importante comunque cercare di vincere questa partita per dare seguito comunque a questo buon inizio. La musica è cambiata, quindi si respira davvero quest'aria nuova che si dice? Ma no, la musica va cambiata con il lavoro, con il sudore, la concentrazione, con tanta voglia. La musica la cambi per il grande lavoro, non la cambi dando così una sterzata semplice. Quindi è un percorso bello duro e faticoso. Noi stiamo cercando di lavorare per ottenere dei buoni risultati. Poi oggi anche c'era questo pubblico che ci ha sostenuto veramente, quindi siamo molto contenti. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao. Ha funzionato, il primo tempo non ha funzionato perché la Lazio ha trovato questa gran gol con una grande invenzione e da lì c'è stata quasi una squadra sola che ha creato 4, 5, 6 palle gol, alcune proprio clamorose, alcune un pochino meno, ma insomma si è tambureggiato come si usa dire. Per tutto il primo tempo il torto è quello di non aver trasformato tutta questa mole di gioco che abbiamo fatto. Poi il secondo tempo un po' le forze si sono mancate, la Lazio aveva tutti i vantaggi dalla propria parte, si sono abbassati, ci hanno concesso di meno e in contropiede con i grandi giocatori che hanno chiuso la partita. Mister, può aver influito l'impegno di Coppa UEFA oggi? Ma non lo so, a noi ci ha influito molto gli infortuni che ci sono venuti dopo l'Inter, così senza inaspettati, di due giocatori importanti nella difesa, e un pochino si è pagato quello, anche se devo dire Bottinelli, considerato che veniva e non aveva ancora 90 minuti, veniva all'estero, insomma ha fatto bene. Secondo lei la mancata convocazione nazionale può in un certo qual senso influire sul rendimento di Cassano? Guardate, sto argomento, io parlo della Sampdoria, della squadra, non mi garba parlare sempre di singolo o del singolo. Oggi Cassano ha avuto le possibilità che ha avuto, come altri giocatori le hanno avute e non l'ha sfruttate. La ringrazio, mister. A lei.